Antonella Beccaria, appunto, giornalista e scrittrice, ha collaborato con Il Fatto Quotidiano e con La Voce delle Voci, con numerose altre testate. In televisione ha svolto inchieste per la trasmissione Lucarelli Racconta di Rai 3. È autrice di numerosi saggi e libri d'inchiesta, tra cui Il Boss, a proposito di Luciano Liggio, il boss mafioso Luciano Liggio, scritto assieme all'ex magistrato Giuliano Turone. Onesti e disonesti, altro libro scritto per Castelvecchi nel 2018, e Il Faccendiere, che racconta la storia di Elio Ciolini, un personaggio a cui accenniamo anche nel libro. Attualmente Antonella è docente a Bologna presso la Bottega Finzioni, una scuola di scrittura e una casa di produzione guidata da Carlo Lucarelli. Ad Antonella chiede un aiuto per entrare ulteriormente nella storia di questo consorzio criminale che ha avuto il suo pieno sviluppo, diciamo, durante gli anni 1987-1994, ma ha avuto anche alcune anticipazioni, in particolare con la strage di Natale del Rapido 904, il 23 dicembre 1984, per la prima volta Cosa Nostra esporta la strategia stragista al di fuori della Sicilia. E chiedo ad Antonella di spiegarci perché. Innanzitutto, buonasera. Io vorrei in premessa formulare un particolare ringraziamento alle Agende Rosse e all'ANPI per ospitarci e per aver organizzato questo incontro. In un momento soprattutto come questo, in cui determinate forze politiche, e mi riferisco agli ambienti del neofascismo, si stanno facendo molto più presenti e più forti, e nel momento in cui, con delle rare eccezioni, non si sta, se non a parole, facendo nulla per cercare di raccontare definitivamente la storia di questo paese. Questa è una città particolarmente importante, per cui per questo la premessa di prima, nella storia di un certo tipo di storia, che è quella dell'eversione neofascista, che non si discosta, ma lavora in parallelo e si intreccia con alcune delle cose che ha già raccontato Giovanni e che poi sentirete ancora. Città come Verona, come Padova, come Venezia stessa sono state estremamente importanti. In questa città viveva fino alla fine dello scorso dicembre Carlo Maria Maggi, uno dei capi di Ordine Nuovo, l'organizzazione neofascista che in qualche modo torna anche in queste vicende. A Mestre c'era il poligono di Tiro, che è stato un punto basilare di incontro e di programmazione terroristica negli anni che hanno insanguinato l'Italia. E ancora qui se ne parla spesso a Bologna, dove è in corso il processo a Gilberto Cavallini, uno degli esponenti dei nuclei armati rivoluzionari. Qui ha vissuto per un certo periodo Carlo Di Giglio, l'armiere di Ordine Nuovo, che con la sua collaborazione ha dato via ad un processo, ad un filone processuale che non ha riguardato solo la strage di Piazza Fontana del 1969, ma è arrivato ben oltre, a raccontare appunto anche un pezzo della storia successiva a quelle delle stragi. E Giovanni prima parlava di successione dei fatti, che è un discorso che mi trova pienamente d'accordo, e quando si parla di successione dei fatti io vorrei soffermarmi su alcune date e alcuni giorni della settimana. Marco mi invitava appunto a raccontare la storia del Rapido 904, cosa che farò. Un treno che esplode poco dopo le 19, alle 19.08 del 23 dicembre del 1984, una domenica, all'antivigilia di Natale. E questa delle date e dei giorni della settimana è una costante che torna in un pezzo della tragica storia di questo paese. 4 agosto 1974, una domenica, c'è la strage dell'Italicus, sempre nella zona, nei metri in cui esplode anche il Rapido 904. 2 agosto 1980, quando esplode la bomba nella sala d'aspetto di seconda classe alla stazione di Bologna, è anche in quel caso un sabato.
giorni e periodi in cui la gente si sposta, va in vacanza, torna a casa per le feste, insomma si prepara o ha appena trascorso un periodo di relax lontano dal lavoro. Ed è qui, in questo momento, che qualcuno ha colpito. Per quanto riguarda la strage del Rapido 904, che ha provocato 16 morti e 267 feriti, le sentenze ci raccontano che la matrice è indubbiamente terroristico-mafiosa. È la prima strage in cui le responsabilità di realtà criminali che si erano considerate sempre lontane e la cui storia non si era mai intrecciata si incontrano. E in questo caso mi riferisco a una molteplicità di organizzazioni criminali, mi riferisco alla Cosa Nostra e in particolare ai Corleonesi, mi riferisco alla P2, la loggia Propaganda 2 di Licio Gelli, mi riferisco alla Banda della Magliana, mi riferisco alle organizzazioni della Versione Nera e della Camorra. Sicuramente me ne sto dimenticando anche altre, però queste sono le principali. E come emerge questa molteplicità di realtà? Basta guardare, osservare la biografia di uno dei personaggi più noti che viene condannato poi in via definitiva per questa vicenda, che è quella di Pippo Calò, il cassiere della mafia trapiantato a Roma dopo aver trascorso un periodo negli Stati Uniti, che una volta tornato in Italia, attraverso un suo complice nella strage del Rapido 904, Guido Cercola, entra in contatto, guarda caso in Sardegna, dove erano in corso una serie di speculazioni edilizie che chiamavano in causa personaggi come Francesco Pazienza e Flavio Carboni, conosce Pippo Calò. Che ha una storia criminale che lo porta a intrecci con per esempio il clan dei Marsigliesi, un'organizzazione criminale che ha aperto la strada alla Banda della Magliana. Entra in contatto con Danilo Abruciati, un figlio di un pugile che sarà uno dei fondatori e uno dei leader della Banda della Magliana, dopo essere passato sempre attraverso l'esperienza del clan dei Marsigliesi, che verrà ucciso il 27 maggio del 1982 a Milano, perché nonostante la levatura criminale ormai raggiunta, si è prestato a fare il killer in un tentato omicidio ai danni del vicepresidente del Banco Ambrosiano, Roberto Losone. Siamo a meno di un mese dall'omicidio di Roberto Calvi. Per cui si vede come tutte queste vicende alla fine finiscono per intrecciarsi. La storia del Rapido 904 è la storia di una delle trattative che ci sono state in questo paese. Se si dovesse fare la storia delle trattative, bisognerebbe partire dai periodi precedenti alla conclusione del secondo conflitto mondiale. In quel periodo però, quando si programma e si attua poi la strage di Natale, sta succedendo qualcosa di importante, sta per partire il maxi processo, quello appunto, come citava prima Giovanni, che arriverà a sentenza definitiva il 30 gennaio del 1982. Occorrerà condizionare in quel caso non il suo esito, ma addirittura la sua partenza. Questo lo racconta per esempio tutto il filone di indagine che è partito nella primavera del 2011, partito dalla procura di Napoli, poi trasferito per competenza a Firenze, che ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare per Tutorina, a quel tempo già in carcere, condannato a 26 ergastoli, arrestato dopo una latitanza lunghissima, e nonostante poi Rina venga assolto con quello che tecnicamente si chiama l'articolo 530 comma secondo, una sorta di vecchia insufficienza di prove, ci racconta come ancora di più rispetto alle sentenze precedenti queste realtà abbiano
collaborato e abbiano imparato, imparando anche dai propri errori. Prima citavo la strage dell'Italicus del 4 agosto del 1974, che è stata di profonda ispirazione per i fatti di oltre 10 anni successivi. La bomba che esplose nella galleria della Direttissima verso San Benedetto Val di Sambro, quella che esplose nel 1974, appunto esplose ad una 70ina di metri fuori dalla galleria verso Bologna, e il treno viaggiava in ritardo. Di fatto quella bomba che avrebbe dovuto esplodere quando il treno era ancora interamente all'interno della galleria. Per cui quando si arrivò a progettare la bomba del 1984 si doveva ovviare a un problema che, per esempio, quasi tutti noi stamattina abbiamo vissuto, quello dei ritardi dei treni. Bisognava fare in modo che non ci fossero errori nel momento in cui la bomba esplodeva, ed è una delle prime volte in cui entra in scena un radio comando su un mezzo in movimento, che è quello che attiva un marchingegno complicatissimo che non sto qui a dettagliare, che è quello che poi farà detonare l'ordigno, e che apre un circuito elettrico, che ne apre un secondo, che ne apre un terzo, e solamente quando tutti questi tre sono chiusi allora la bomba ha potuto deflagrare. In questo caso appunto la questione tempo, la questione ritardo non avrebbe costituito un problema, perché l'ordigno venne attivato all'ingresso della galleria lato Firenze. Anche in questo caso abbiamo come accadrà poi per le stragi successive, ma come è accaduto anche per quelle precedenti, la presenza di figure molto emblematiche, come quello di Frederick Schaudin, un uomo di origine croata che vive tra l'Austria e la Germania e che verrà condannato per la strage del 1904, solo che dal 1988 risulta latitante. Per tantissimi anni si dirà che non si sa dove sia finito Schaudin, non si riuscirà a capire se magari possa aver avuto un ruolo anche in imprese successive. Fatto sta che un anno fa circa si è scoperto che Schaudin è stato rinchiuso per un brevissimo periodo di tempo, l'ultimo della sua vita, in un carcere tedesco proprio per la strage, e non è mai stato comunicato alle autorità italiane, in modo che non si potesse andare a interrogarlo. Insomma, tutte queste stranezze tornano la presenza dei servizi segreti per niente deviati. Questa è un'espressione che venne coniata negli anni 70, quando la possibilità di avere conoscenza di questi fatti era ancora molto, molto limitata. Per esempio Danilo Abbruciati, Francesco Pazienza, erano due persone che poi erano strettamente legate ad altre, i cui nomi ritorneranno per esempio nei depistaggi della bomba alla stazione di Bologna. Francesco Pazienza peraltro poi verrà anche condannato a 10 anni di carcere per appunto aver depistato con Licio Gelli e due alti ufficiali del SISMI. E tutto questo, adesso vado velocemente alla conclusione per non occupare ulteriore tempo, è per dirvi una cosa, che ogni evento di questo paese non può essere estrapolato dagli altri, deve essere messo in relazione. Ci sono strutture che tornano, sigle che tornano, personaggi che ricompaiono, Licio Gelli uno per tutti, che non vogliamo assolutamente trasformare nel grande vecchio, nell'uomo che fuma di X-Files o nel burattinaio, ma è stato un uomo estremamente importante per una strategia di destabilizzazione della Costituzione, e certi episodi non possono essere visti separatamente l'uno dall'altro, perché la prima volta che venne ipotizzato l'attacco
l'attacco terroristico ai monumenti per colpire lo Stato era stato nel 1974, quasi 20 anni prima rispetto agli attentati del 1993, ed erano i vertici di Ordine Nuovo, l'organizzazione che stava qui a volerlo. Grazie. Ecco, ringrazio Antonella, perché appunto il tema della strage del Rapido 904 e del tipo di esplosivo che è stato utilizzato in quella strage, Semtex H, una strage appunto per la quale è stato condannato il mafioso Pippo Calò, ci porta con un salto temporale dal 1984 al 1982, ad 8 anni dopo, alla strage di Via D'Amelio. Perché il 19 luglio 1992 è stato usato per la strage in cui è stato ucciso Paolo Borsellino e sono stati uccisi 5 agenti della sua scorta lo stesso tipo di esplosivo, il Semtex H.